Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, in Castadanto Lungo, il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Coglio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Ogni persona merita un'attenzione particolare ed unica. Proprio per questo motivo accompagniamo i nostri clienti nella scelta dei massaggi con un'attenta combinazione di esperienza, professionalità, ascolto olistico ed interesse per la radice di ciascuna problematica. Lasciatevi accompagnare nel benessere totale con una vasta gamma di massaggi. L'etica per l'anima pone al centro l'individuo e ne esalta le peculiarità, dimostrando che il benessere si conquista e si mantiene attraverso il conoscere se stessi, apprezzarsi, migliorarsi. Conoscere bene la tua attività, sì. Di che cosa ti occupi? Innanzitutto è per lei, per lui o unisex? È unisex. Perché diciamo che ho cominciato questa avventura con lo studio dell'Ayurveda, che mi ha appassionato da molti anni, per cui ho voluto portare le mie conoscenze e applicarle quindi nei massaggi, dopo aver studiato tantissimo e tuttora continuo a studiare. Quindi quello che io qui offro sono massaggi ayurvedici in primis. L'Ayurveda è una, diciamo, la radice della parola deriva dal sanscrito, che Ayus è Veda, cioè la scienza, la conoscenza della vita, per cui diciamo che andiamo a lavorare in prevenzione di determinate problematiche, di pacificazione di stati di persone stressate e molte altre cose che poi man mano durante il percorso accompagno le persone, aggiungendo anche pratiche energetiche quali il Reiki e il Theta Healing, oltre che la riflessologia emozionale, che è una pratica che io ho assemblato nel giro di un decennio, sicuramente non una cosa breve, dove ho applicato e messo proprio in pratica queste conoscenze che ho acquisito in questi anni sulle persone, e sto scrivendo il secondo libro su questo argomento qui, e ho messo anche il marchio in camera di commercio per questo tipo di materiale. Importante da sottolineare questo, sì. No? Benessere è un termine un po' astratto, no? Sì. Dice tutto e dice niente, sì. Però la persona che passa da te per trovare quel secondo step, no? Usando un gergo tecnico, sì. Esce da qua e dice: io so cos'è il benessere. Sì, così capita, ma così mi è sempre successo da quando ho cominciato a massaggiare le persone, proprio per cui mi sono dedicata a far star bene le persone. Man mano con gli anni mi sono accorta che riuscivo a farlo bene, ho clienti che mi seguono, che io ho ripreso questa attività, certo. Per cui anche il fatto di massaggiare, massaggio io anche, non solo faccio il direttore o il supervisore, per cui ho ripreso a mano questa cosa, certo. E il benessere arriva, perché certo, arriva. La cosa importante da sottolineare, dietro le quinte mi hai detto, io non sono molto abituato ad andare davanti alle telecamere, sì. Mi trovo un po' a mio disagio, sì. A raccontarmi. E allora, sì. Cosa dire? Per conoscere meglio la tua professionalità, sì. Bisogna venire a conoscerti direttamente sul posto, no? Certo. Perché giustamente ognuno sa dare il sé oltre a quello che uno si aspetta. Sì. No? E qui, come ho detto prima, uno entra, non sa che cos'è il benessere, una volta che esce ha capito che cos'è il benessere. Sì, così
ci siamo con certo. queste parole, sicuramente. Senti, per lanciare, sì. visto che c'è la possibilità, per lanciare sì. un messaggio ai nostri teleutenti che ci stanno in questo momento ascoltando sì. e vedendo, sì. e stanno anche ammirando la bellezza e della location del tuo locale, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Penso che aggiungere non dobbiamo aggiungere niente, il fatto che le persone vengano da me e cominciamo un percorso assieme, o un percorso di più step o un massaggio solamente, sicuramente ricevono beneficio profondo. E questa è la cosa importante. Sì. Possiamo dire poche chiacchiere, molti fatti. Possiamo dirlo, perché mi rispecchia molto. Certo. Allora non resta che invitare i nostri amici a passare da te. Grazie. Nel sottopancia vediamo anche gli orari d'ufficio, di prestazione, insomma, sì. a disposizione. Sì. Insomma, è a pochi passi, siamo a Monfalcone, in un paio di minuti si arriva tranquillamente anche da Trieste, da Gorizia e perché no anche dal Friuli e sì. dal Veneto. Sì. Non resta che cosa vogliamo dire ancora? Provare per credere? Vi aspetto. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Colio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Collio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.